Siamo preda dei delinquenti. Dai balconi dei palazzi che si affacciano su Piazza San Bovo, i vogheresi con queste parole gridano le nostre telecamere il loro sconforto per la situazione di degrado che da ormai troppo tempo coinvolge i giardini della zona. Sono in molti chi per paura, chi per timidezza, a non voler comparire davanti alle telecamere, ma c'è anche chi è disposto a vincere la paura dell'obiettivo, come il gruppo spontaneo di cittadini capitanato dal giovanissimo Emiliano. Piazza San Bovo oggi è il degrado di Voghera perché c'è delinquenza, sporcizia, spaccio e altre comunque cose che non fanno di questa città una città civile. Io penso che se il comune di Voghera avesse voluto subito fare qualcosa, anche in precedenza lo avrebbe fatto. Sono bravi a parlare, ma non a fare, a mettere a posto le cose, perché c'è gente che non sto dicendo che sono tutti stranieri, perché possono esserci anche gli italiani che sporcano, però venire la mattina qua e trovare birra, vino, gente che litiga, che spaccia e che insomma minaccia anche chiedendo soldi non è bello. Quindi io penso che il sindaco ha il dovere e l'obbligo di sistemare, di portare più sicurezza. E se queste persone non lo capiscono, io, a mio avviso, dovrebbero essere prese, portate qua e far pulire tutto quello che hanno fatto. Premetto che sono d'accordissimo con quanto è stato appena detto. Io mi trovo molto vicino alle mamme che portano i bambini, perché qui c'è un parco giochi e spesso e volentieri si assiste a scene non propriamente edificanti. Quindi vuole farci qualche esempio? Beh, gli esempi sono defecazione, eccetera, che a volte avvengono in presenza dei bambini. Non so per quale motivo è diventata il quacervo di personaggi un po' atipici. Le cose sono notevolmente peggiorate, quindi è solo la punta dell'iceberg di tante problematiche che non rivestono solo una problematica qui, in questo ambiente, cioè Voghera. Ormai è diffuso. Signor Roberto, lei aveva già segnalato questo problema all'amministrazione comunale, corretto? Io avevo mandato una lettera protocollata al comune di Voghera per far presente il signor sindaco Carlo Barbieri che questa lettera fosse lettera al consiglio comunale, perché avevo detto di tutto quello che accade in piazza San Bovo. Mi è giunto poi da un politico vogherese che mi ha detto che le lettere sono state completamente ignorate. Io ho paura, perché qualche mese fa qui in piazza San Bovo c'è scappato il morto, uno è stato coltellato, non arriviamo. L'altra sera arrivo qui, io e una mia amica, e vediamo uno scontro tra due bandi, hanno rotto le bottiglie di birra così, si affrontavano a colpi di birra, bottiglie di birra rotte. E questo è uno dei casi, potrei stare qui fino a parlarne per un'ora, ma penso che questo basti, perché non si può, signor sindaco Carlo Barbieri, mi rivolgo a lei, non si può andare avanti in questo modo in una città che, dove lei è stato eletto dal popolo vogherese, dai cittadini vogheresi. Non viene neanche più coraggio ad uscire, soprattutto la sera, quando c'è molto più movimento e spaccio anche di droghe. Fabio Aquilini, leader del Movimento Civico L'Italia del Rispetto, lei è qui perché ha appoggiato la causa, la protesta di questo gruppo di cittadini che abbiamo appena intervistato. Non sono gli unici in realtà, perché molti si affacciano dai balconi, non vogliono essere ripresi, ma in realtà vogliono sottolineare il disagio che si vive in questa piazza. Perché questa scelta? Perché lei è qui oggi? Sì, buongiorno. Beh, innanzitutto partiamo dal 2014. 2014 io avevo organizzato assieme al Movimento una raccolta firme appunto per evidenziare un problema a 360 gradi di Piazza San Bovo. Ora il ragazzo qua volenteroso, Emiliano, insieme a un altro gruppo di residenti mi hanno contattato appunto per accompagnarli in questa esperienza di disagio. Il mio ruolo è da sempre un ruolo politico vicino alla gente e sono qui appunto per dire che cosa? Per dire all'amministrazione che dopo 3 anni dalla mia raccolta firme il problema c'è ancora, è evidente
e nello stesso tempo mi auguro che lo prendano in considerazione e riescano a trovare delle soluzioni. Una raccolta firme, una lettera protocollata al comune da parte dei cittadini, eppure c'è ancora questo problema, perché secondo lei? Io credo che quello che le amministrazioni, non parlo solamente di Voghera, ma la politica, è da tanti anni che svolge una politica dietro le scrivanie, non scende in mezzo alla gente. C'è una bellissima frase che mi piace dirla, i grandi condottieri per vincere la guerra dormivano e mangiavano insieme le truppe. Quindi credo che i grandi amministratori devono mangiare insieme ai cittadini.